Città Invisibili è l'ennesimo capolavoro di Italo Calvino, che con la sua fantasia e la sua immaginazione unite a un'esattezza matematica, scientifica straordinaria, è riuscito davvero a essere unico nel panorama della letteratura, forse addirittura mondiale. In queste Città Invisibili, 50 anni fa, Italo Calvino ha in qualche modo saputo prevedere la trasformazione delle città. Come sono nate le città, che cosa sono state per 5.000 anni le città? Sono stati i luoghi di aggregazione per incontrarsi, scambiarsi merci, sapienze, saperi, per conoscersi, per stare insieme, e così via via si è assistito allo spopolamento dei luoghi più remoti, i famosi piccoli paesi che nel corso di 5.000 anni, fino a tempi molto recenti, appunto si spopolavano, rimanevano solo i vecchi, gli altri scendevano nelle città e non tornavano più. Spesso le città erano anche situate all'incrocio di corsi d'acqua, oltre che di vie terrestri, per rendere più facili appunto gli incontri, gli scambi. Però non è più così. Improvvisamente, e Calvino l'ha capito 50 anni fa, improvvisamente non c'è più bisogno delle città per far circolare le merci, e nemmeno per far circolare i saperi, le conoscenze, e paradossalmente nemmeno più per far circolare le relazioni, almeno virtuali, che oggi sono facilissime, semplicissime. C'è sempre più bisogno, c'è sempre meno bisogno di luoghi, apparentemente, c'è sempre meno bisogno di città. Eppure, con le contraddizioni che ci contraddistingue, continuiamo ad essere misteriosamente attratti verso luoghi in cui confluiamo. Le decine, forse centinaia di migliaia di persone che tutti gli anni a Capodanno affollano una città per festeggiare l'arrivo dell'anno nuovo, quella specie di infinita, sterminata città orizzontale che diventa per esempio la Riviera Romagnola nel mese di agosto, tutte le volte che noi stessi ci troviamo sgomenti e dicendoci: ma sarai cretina, sarai cretino, ancora una volta ci sono cascata a trovarmi il sabato pomeriggio al parcheggio dell'IKEA. Quale forma di perversione ci spinge, nonostante tutto, a trovarci, a radunarci, a fare città? C'è un verso di Rilke che si trova nell'ottava elegia duinese: e come sgomento uno che ha da volare e viene da un grembo. Forse le città sono un grembo, forse noi davvero vorremmo, sapremmo, chi lo sa, volare, e torniamo sempre lì. Vogliamo volare, ma ci inventiamo dei luoghi a cui tornare, da cui venire, che sono le città, che sono le case, che sono le famiglie. E allora adesso che nelle città sembra che siano rimasti solo i vecchi, i giovani dove sono finiti? Tutti anche loro al parcheggio dell'IKEA, no? Anche perché c'è il corpo, no? C'è questo fatto che vorremmo volare, ma continuiamo a venire da un grembo, continua Rilke nell'elegia duinese. Ma chi ci ha rigirati così? Che qualsiasi quel che facciamo è sempre come fossimo nell'atto di partire. Come colui che sull'ultimo colle che prospetta per una volta ancora tutta la sua valle, si volta, si ferma, indugia. Così viviamo, per dir sempre addio. Ricorda un po' il finale del Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, no? Così continuiamo a remare barche controcorrente, risospinti senza posa, verso il passato. Oggi, per noi le città, in qualche modo sono questo, sono il passato, il grembo verso cui veniamo irresistibilmente, inevitabilmente risospinti, forse perché nonostante tutto è importante comunicare stando vicini. Le città sono diventate dei musei, o meglio, e questo l'ha intuito Italo Calvino 50 anni fa, sono diventate delle specie di parchi tematici, non sono luoghi da vivere, sono luoghi per raccontare la vita. Per raccontare questa mutazione, questa trasformazione 50 anni fa, Calvino ha fatto incontrare Kublai Khan, imperatore della Cina, e Marco Polo, veneziano, due civiltà lontanissime che cercavano tenacemente le parole per incontrarsi. Creda tutto quel che dice Marco Polo,
quando gli descrive le città visitate nelle sue ambascerie. Ma certo, l'imperatore dei Tartari continua ad ascoltare il giovane veneziano con più curiosità e attenzione che ogni altro suo messo o esploratore. Nella vita degli imperatori c'è un momento che segue all'orgoglio per l'ampiezza sterminata dei territori che abbiamo conquistato, alla malinconia e al sollievo di sapere che presto rinunceremo a conoscerli e a comprenderli. Un senso come di vuoto che ci prende una sera con l'odore degli elefanti dopo la pioggia e della cenere di sandalo che si raffreddano i braccieri, una vertigine che fa tremare i fiumi e le montagne istoriati sulla fulva groppa dei planisferi, arrotola uno sull'altro gli spacci che ci annunciano il franare degli ultimi eserciti nemici di sconfitte in sconfitte, e scorosta la cera lacca dei sigilli di re mai sentiti nominare che implorano la protezione delle nostre armate avanzanti in cambio di tributi annuali in metalli preziosi, pelli conciate, cucci di testuggine. È il momento disperato in cui si scopre che questo impero, che ci era sembrato la somma di tutte le meraviglie, è uno sfacelo senza fine né forma, che la sua corruzione è troppo incancrenita perché il nostro scettro possa mettervi riparo, che il trionfo sui sovrani avversari ci ha fatto eredi della loro lunga rovina. Solo nei resoconti di Marco Polo Kublai Khan riusciva a discernere attraverso le muraglie e le torri destinate a crollare la filigrana di un disegno così sottile da sfuggire al morso delle termiti. Partendosi di là e andando 3 giornate verso Levante, l'uomo si trova a Diomira, città con 60 cupole d'argento, statue in bronzo di tutti gli dei, vie lastricate in stagno, un teatro di cristallo, un gallo d'oro che canta ogni mattina su una torre. Tutte queste bellezze il viaggiatore già conosce per averle viste anche in altre città, ma la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate si accorciano e le lampade multicolori si accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie e da una terrazza una voce di donna grida viene da invidiare quelli che ora pensano di aver già vissuto una sera uguale a questa e di essere stati quella volta felici. All'uomo che cavalcava lungamente per terreni selvatici viene desiderio di una città. Finalmente giunge a Isidora, città dove i palazzi hanno scale a chiocciola incrostate di chiocciole marine, dove si fabbricano a regola d'arte cannocchiali e violini, dove quando il forestiero è incerto tra due donne ne incontra sempre una terza, dove le lotte dei galli degenerano in risse sanguinose tra gli scommettitori. A tutte queste cose egli pensava quando desiderava una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni, con una differenza. La città sognata conteneva lui giovane, ma Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c'è il muretto dei vecchi che guardano passare la gioventù. Lui è seduto in fila con loro. I desideri sono già ricordati. Se letto il nome della città scritto a grandi lettere, avrei creduto di essere arrivato allo stesso aeroporto da cui ero partito. I sobborghi che mi fecero attraversare non erano diversi da quegli altri, con le stesse case gialline, verdoline, seguendo le stesse frecce si giravano le stesse aiole delle stesse piazze, le vie del centro mettevano in mostra mercanzie, imballaggi, insegne che non cambiavano in nulla. Era la prima volta che venivo a Trude, ma conoscevo già l'albergo in cui mi capitò di scendere, avevo già sentito e detto i miei dialoghi con compratori e venditori di ferraglia. Altre giornate uguali a quella erano finite guardando attraverso gli stessi bicchieri, gli stessi ombelichi che ondeggiavano.
Perché venire a Trude? Mi chiedevo. E già volevo ripartire. Puoi riprendere il volo quando vuoi, mi dissero, ma arriverai a un'altra Trude, uguale punto per punto. Il mondo è ricoperto da un'unica Trude che non comincia e non finisce, cambia solo il nome all'aeroporto. Dalla pianura polverosa una cinta di mura, da avvicinarti passo passo alla porta, sorvegliata dai cavalieri che già guardano storto i tuoi fagotti, fino a che non l'hai raggiunta ne sei fuori. Passi sotto un archivolto e ti ritrovi dentro la città, il suo spessore compatto ti circonda, intagliato nella sua pietra c'è un disegno che ti si rivelerà se ne segui il tracciato tutto spigoli. Se credi questo, sbagli. A Pentesilea è diverso. Sono ore che avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo nella città o ancora fuori, come un lago dalle rive basse che si perde in acquitrini. Così Pentesilea si spande per miglia intorno a una zuppa di città diluita nella pianura, casamenti pallidi che si danno le spalle in prati ispidi, trasteccati di tavole, tettoie di lamiera, ogni tanto i margini della strada un infittirsi di costruzioni dalle magre facciate alte, alte o basse, basse, come in un pettine sdentato, sembra indicare che di là in poi le maglie della città si restringono, invece tu prosegui e ritrovi altri terreni vaghi, poi un sobborgo arrugginito d'officine, depositi, un cimitero, una fiera con le giostre, un mattatoio, ti inoltri per una via di botteghe macilente che si perde tra chiazze di campagna sberacchiata. La gente che si incontra, se gli chiedi per Pentesilea, fanno un gesto intorno che non sai se voglia dire qui oppure più in là o tutti in giro ancora dalla parte opposta. La città insiste a chiedere. Noi veniamo qui a lavorare tutte le mattine, ti rispondono alcuni altri. Noi torniamo qui a dormire. Ma la città dove si vive, chiedi. Deve essere, dicono, per di lì, alcuni levano il braccio obliquamente verso una concrezione di poliedri opachi all'orizzonte, mentre altri indicano alle tue spalle lo spettro di altre cuspidi. Allora, l'ho oltrepassata senza accorgermene? No? No, prova ad andare ancora avanti. Così prosegui, passando da una periferia all'altra, e viene l'ora di partire da Pentesilea, chiedi la strada per uscire dalla città, ripercorri la Svizzera di sobborghi sparpagliati come un pigmento lastiginoso, viene notte, si illuminano le finestre, ora più rade, ora più dense. Se nascoste in qualche sacca, poluga, questo slabbrato circondario esista una Pentesilea riconoscibile e ricordabile da chi c'è stato, oppure se Pentesilea è solo periferia di se stessa e al suo centro in ogni luogo, hai rinunciato a capirlo. La domanda che adesso comincia a rodere nella tua testa è più angosciosa. Fuori da Pentesilea esiste un fuori? O per quanto ti allontani dalla città non fai che passare da un limbo all'altro e non arrivi a uscirne. I due, silenziosi e immobili, guardavano salire lentamente il fumo delle loro pipe. La nuvola ora si dissolveva su un filo di vento, ora restava sospesa mezz'aria, e la risposta era in quella nuvola. Al soffio che portava via il fumo, Marco pensava ai vapori che annebbiano la distesa del mare e le catene delle montagne, e al diradarsi lasciano l'aria secca e diafana, svelando città lontane. Era al di là di quello schermo di umori volatili che il suo sguardo voleva giungere, la forma delle cose si distingue meglio in lontananza. Oppure
La nuvola si fermava appena uscita dalle labbra, densa e lenta, e rimandava a un'altra visione: le esalazioni che ristagnano sui tetti delle metropoli, il fumo opaco che non si disperde, la cappa di miasmi che pesa sulle vie bituminose. Non le labili nebbie della memoria, né l'asciutta trasparenza, ma il bruciaticcio delle vite bruciate che forma una crosta sulle città, la spugna gonfia di materia vitale che non scorre più, l'ingorgo di passato, presente, futuro che blocca le esistenze calcificate nell'illusione del movimento. Questo trovavi al termine del viaggio. A visitare la città e nello stesso tempo a osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano come era prima. La stessa identica piazza con una gallina al posto della stazione degli autobus, il chiosco della musica al posto del cavalcavia, due signorine col parasole bianco al posto della fabbrica di esplosivi. Per non deludere gli abitanti, occorre che il viaggiatore lodi la città delle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo però cura di contenere il suo rammarico per i cambiamenti entro regole precise, riconoscendo che la magnificenza e prosperità di Maurilia, diventata metropoli, se confrontate con la vecchia Maurilia provinciale, non ripagano una certa grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto adesso nelle vecchie cartoline, perché prima, con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi se Maurilia fosse rimasta tale e quale, e che comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era. Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali, e l'accento delle voci e perfino i lineamenti delle facce. Ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla, e al loro posto si sono annidati dèi estranei. È vano chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto, così come le vecchie cartoline non rappresentano Maurilia com'era, ma un'altra città che per caso si chiamava Maurilia, come questa. Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il modello di un'altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non fosse per un ragione o per l'altra diventata come oggi la vediamo. In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di farne la città ideale, ma mentre costruiva il suo modello in miniatura, già Fedora non era più la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era solo un giocattolo in una sfera di vetro. Fedora ha adesso nel Palazzo delle Sfere il suo museo. Ogni abitante lo visita, sceglie la città che corrisponde ai suoi desideri, la contempla, immaginando di specchiarsi nella peschiera delle meduse che doveva raccogliere le acque del canale, se non fosse stato prosciugato, di percorrere dall'alto del baldacchino un viale riservato agli elefanti, ora banditi dalla città, di scivolare lungo la spirale del minareto a chiocciola che non trovò più la base su cui sorgere. Nella mappa del tuo impero, o grande Khan, devono trovar posto sia la grande Fedora di pietra, sia le piccole Fedore nelle sfere di vetro. Non perché tutte ugualmente reali, ma perché tutte sono presunte. L'una racchiude ciò che è accettato come necessario, mentre non lo è ancora. Le altre, ciò che è immaginato come possibile, e un minuto dopo
della città di Zenobia, che è questo di mirabile, benché posta su terreno asciutto. Essa sorge su altissime palafitte e le case sono di bambù e di zinco, con molti ballatoi e balconi posti a diversa altezza su trampoli che si scavalciano l'un l'altro, collegate da scale a pioli, a marciapiedi pensili, sormontate da belvedere coperti da tettoie a cono, barili di serbatoi d'acqua, girandole marcaventole sporgono carrucole, lenze e gru. Quale bisogno o comandamento o desiderio abbia spinto i fondatori di Zenobia a dare questa forma alla loro città? Non si ricorda, e perciò non si può dire se esso sia stato soddisfatto dalla città quale noi oggi la vediamo, cresciuta forse per sovrapposizioni successive dal primo e ormai indecifrabile disegno. Ma quel che è certo è che chi abita a Zenobia e gli si chiede di descrivere come lui vedrebbe la vita felice, è sempre una città come Zenobia che egli immagina, con le sue palafitte e le sue scale sospese, una Zenobia forse tutta diversa, sventolante di stendardi e di nastri, ma ricavata sempre combinando elementi di quel primo modello. Detto questo, è inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra quelle infelici. Non è in queste due specie che ha senso dividere la città, ma in altre due. Quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni a dare la loro forma ai desideri, e quelle in cui i desideri o riescono a cancellare la città o ne sono cancellati. E affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi altrimenti che con gesti, salti, grida di meraviglia, dolore, latrato, chiuri d'animali o con oggetti che andava estraendo dalle sue bisacce, piume di strunzo, cerbottane, quarzi, e disponendo davanti a sé come pezzi degli scacchi. Di ritorno dalle missioni cui Kublai lo destinava, l'ingegnoso straniero improvvisava pantomime che il sovrano doveva interpretare. Una città era designata dal salto di un pesce che sfuggiva al becco del cormorano per cadere in una rete. Un'altra città da un uomo nudo che attraversava il fuoco senza bruciarsi. Una terza da un teschio che stringeva tra i denti verdi di muffa una perla candida e rotonda. Il Gran Khan decifrava i segni, però il nesso tra questi e i luoghi visitati rimaneva incerto. Non sapeva mai se Marco volesse rappresentare un'avventura occorsa in viaggio, un'impresa del fondatore della città, la profezia di un astrologo, un rebus o una sciarada per indicare un nome. Ma, palese o oscuro che fosse, tutto quello che Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né confondere. Nella mente del Khan l'impero si rifletteva in un deserto di dati labili e intercambiabili come grani di sabbia, da cui emergevano per ogni città e provincia le figure evocate dai logogrifi del veneziano. Passano per le vie, non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose l'uno dell'altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno. Gli sguardi si incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi, non si fermano. Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato alla spalla e anche un poco il tondo delle anche. Passa una donna nero vestita che dimostra tutti i suoi anni, con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti.
Passa un gigante tatuato, un uomo giovane con i capelli bianchi, una nana, due gemelle vestite di corallo. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi come linee che collegano una figura all'altra e disegnano frecce, stelle, triangoli finché tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite e altri personaggi entrano in scena. Un cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana col ventaglio di fiumi di struzzo, un efebo, una donna cannone, così. Tra chi per caso si trova insieme a ripararsi dalla pioggia sotto il portico, o si accalca sotto un tendone del bazar, o sosta ad ascoltare la banda in piazza, si consumano incontri, seduzioni, amplessi, orge, senza che ci si scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito quasi, senza alzare gli occhi. Una vibrazione lussuriosa muove continuamente Chloe, la più casta delle città. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui cominciare una storia di inseguimenti, di finzioni, di malintesi, di urti, di oppressioni e la giostra delle fantasie si fermerebbe. Sulle rive di un lago con case tutte verande una sopra l'altra e vie alte che affacciano sull'acqua i parapetti a balaustra. Così il viaggiatore vede arrivando due città, una dritta sopra il lago e una riflessa capovolta. Non esiste o avviene cosa nell'una Valdrada che l'altra Valdrada non ripeta, perché la città fu costruita in modo che ogni suo punto fosse riflesso dal suo specchio e la Valdrada giù nell'acqua contiene solo tutte le scanalature e gli sbalzi delle facciate che si elevano sopra il lago, ma anche l'interno delle stanze, con i soffitti e i pavimenti, la prospettiva dei corridoi, gli specchi degli armadi. Gli abitanti di Valdrada sanno che tutti i loro atti sono insieme quell'atto e la sua immagine speculare, cui appartiene la speciale dignità delle immagini. E questa loro coscienza vieta di abbandonarsi per un solo istante al caso e all'oblio. Anche quando gli amanti danno volta ai corpi nudi, pelle contro pelle, cercando come mettersi per prendere l'uno dall'altro più piacere, anche quando gli assassini spingono il coltello nelle vene nere del collo e più sangue grumoso trabocca, più affondano la lama che scivola tra i tendini, non è tanto il loro accoppiarsi o trucidarsi che importa, quanto l'accoppiarsi e trucidarsi delle loro immagini limpide e fredde nello specchio. Lo specchio ora accresce il valore delle cose, ora lo nega. Non tutto quel che sembra valere sopra lo specchio resiste, se specchiato. Le due città gemelle non sono uguali, perché nulla di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico. A ogni viso e gesto rispondono dallo specchio un viso o gesto inverso, punto per punto. Le due Valdrade vivono l'una per l'altra, guardandosi negli occhi di continuo, ma non si amano. La vita a Raissa. Per le strade la gente cammina torcendosi le mani, impreca i bambini che piangono, s'appoggia ai parapetti del fiume con le tende tra i pugni. Alla mattina si sveglia da un brutto sogno e ne comincia un altro. Tra i banconi dove ci si schiaccia tutti i momenti le dita col martello, o ci si punge col lago, o sulle colonne di numeri tutti storti nei registri dei negozianti e dei banchieri, o davanti alle file di bicchieri vuoti sullo zinco delle bettole. Meno male che le teste chine ti risparmiano degli sguardi torti. Dentro le case è peggio e non occorre entrarci per saperlo, d'estate le finestre le trovano di litigi e piatti rotti, eppure a Raissa
A ogni momento c'è un bambino che da una finestra ride, un cane che è saltato su una tettoia per mordere, un pezzo di polenta caduto a un muratore che dall'alto dell'impalcatura che ha esclamato gioia mia, lasciami intingere a una giovane stessa che solleva un piatto di ragù sotto la pergola contenta, ti serviva un ombrellaio che festeggia un buon affare, un parasole di pizzo bianco comprato da una grandama per pavoneggiarsi alle corse innamorata, un ufficiale che mi ha sorriso per saltare l'ultima siepe felice, lui ma più felice ancora il suo cavallo che volava sugli ostacoli vedendo volare in cielo un francolino, felice uccello liberato dalla gabbia da un pittore felice, davvero dipinto piuma per piuma picchiettato di rosso e di giallo nella miniatura di quella pagina del libro in cui il filosofo dice anche a Raissa, città triste, corre un filo invisibile che allaccia un essere vivente a un altro per un attimo e si dice. Poi torna a tendersi tra punti in movimento, disegnando nuove, rapide figure, così che, a ogni secondo, la città infelice contiene una città felice, che nemmeno sa di esistere. Nuovo arrivato e affatto ignaro delle lingue del Levante, Marco Polo non poteva esprimersi altrimenti che estraendo oggetti dalle sue valigie, tamburi, pesci salati, collane di denti di facocero e indicandoli con gesti, salti, grida di meraviglia o d'orrore, imitando il latrato dello sciacallo e il chiurlio del Barbagianni. Sempre le connessioni tra un elemento e l'altro del racconto risultavano evidenti all'imperatore. Gli oggetti potevano voler dire cose diverse. Un turcasso pieno di frecce indicava ora l'approssimarsi di una guerra o l'abbondanza di cacciagione oppure la bottega di un armaiolo. Una clessidra poteva significare il tempo che passa, che è passato, oppure la sabbia, un ufficio in cui si fabbricano clessidre. Ma ciò che rendeva prezioso a Kublai ogni fatto o notizia riferito dal suo inarticolato informatore era lo spazio che restava loro intorno, un vuoto non riempito di parole. Le descrizioni di città visitate da Marco Polo avevano questa dote, che ci si poteva girare in mezzo col pensiero, perdercisi, fermarsi a prendere il fresco o scappare via di corsa. Col passare del tempo, nei racconti di Marco, le parole andarono sostituendosi agli oggetti e ai gesti, dapprima esclamazioni, nomi isolati, secchi verbi, poi giri di frase, discorsi ramificati e frondosi, metafore e traslati. Lo straniero aveva imparato a parlare la lingua dell'imperatore, o l'imperatore a capire la lingua dello straniero. Ma si sarebbe detto che la comunicazione fra loro fosse meno felice di una volta. Certo, le parole servivano meglio degli oggetti e dei gesti per elencare le cose più importanti di ogni provincia e città, monumenti, mercati, costumi, fauna e flora. Tuttavia, quando Polo cominciava a dire di come doveva essere la vita in quei luoghi, giorno per giorno, sera dopo sera, le parole gli venivano meno e a poco tornava a ricorrere a gesti, a smorfie. Occhiate. La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni. Ogni mattina la popolazione si risveglia tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall'involucro, indossa vestaglie nuove, fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta ancora intonsi, ascoltando le ultime filastrocche dall'ultimo modello d'apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia di ieri aspettano il carro dello spazzaturaio. Non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori, materiali di imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana. Più che dalle cose che ogni giorno vengono fabbricate, vendute e comprate, l'opulenza di Leonia si misura dalle cose che ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove.
tanto che ci si chiede se la vera passione di Leonia sia davvero, come dicono, il godere delle cose nuove e diverse, o non piuttosto l'espellere, l'allontanare da sé, immondarsi di una ricorrente impurità. Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i resti dell'esistenza di ieri è circondato da un rispetto silenzioso, come un rito che ispira devozione, o forse solo perché una volta buttata la roba nessuno vuole più averci da pensare. Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai, nessuno se lo chiede, fuori dalle città, certo, ma ogni anno la città si espande e gli immondezzai devono arretrare più lontano, l'imponenza del gettito aumenta e le cataste si innalzano, si stratificano, si dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l'arte di Leoni eccelle nel fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste a tempo alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. È una fortezza di rimasugli indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocolo di montagne. Il risultato è questo, che più Leonia espelle roba, più ne accumula. Le squame del suo passato si saldano in una corazza che non si può togliere. Rinnovandosi ogni giorno, la città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva, quella delle spazzature di ieri, che si ammucchiano sulle spazzature dell'altro ieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri. Il pattume di Leonia a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato immondezzaio non stessero premendo, al di là dell'estremo crinale, immondezzai di altre città, che anch'esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche sono bastioni infetti, in cui i detriti dell'una e dell'altra si puntellano a vicenda, si sovrastano, si mescolano. Più ne cresce l'altezza, più incombe il pericolo delle frane. Basta che un barattolo, un vecchio pneumatico, un fiasco sbagliato, rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di scarpe sbagliate, calendari da anni trascorsi, fiori secchi, sommergerà la città nel proprio passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello delle città limitrofe, finalmente monte. Un cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti con rulli compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se stesse, allontanare i nuovi immondezzari. Dei di due specie proteggono la città di Leandra. Gli uni e gli altri sono così piccoli che non si vedono e così numerosi che non si possono contare. Gli uni stanno sulle porte delle case, all'interno, vicino all'attaccapanni e al portaombrelli. Nei traslochi seguono le famiglie e si installano in nuovi alloggi alla consegna delle chiavi. Gli altri stanno in cucina. Si nascondono di preferenza sotto le pentole o nella cappa del camino o nel ripostiglio delle scope. Fanno parte della casa e quando la famiglia che ci abitava se ne va, loro restano con nuovi inquilini. Forse erano già lì quando la casa non c'era ancora, tra l'erbaccia dell'area fabbricabile, nascosti in un barattolo arrugginito. Se si butta giù la casa e al suo posto si costruisce un casermone per 50 famiglie, ce li si ritrova moltiplicati nella cucina da altrettanti appartamenti. Per distinguerli chiameremo penati gli uni e gli altri lari. In una casa non è detto che i lari stiano sempre con i lari e i penati con i penati. Si frequentano, passeggiano insieme sulle cornici di stucco, sui tubi dei termosifoni, commentano i fatti della famiglia. È facile che litighino, ma possono pure andare d'accordo per degli anni.
a vederli tutti in fila, non si distingue qual è l'uno e qual è l'altro. I Lari hanno visto passare tra le loro mura penati delle più diverse provenienze e abitudini. Ai penati tocca farsi un posto gomito a gomito con i Lari di illustri palazzi decaduti, pieni di sussiego, o con i Lari di baracche di latta permalosi e diffidenti. La vera essenza di Neandra è argomento di discussioni senza fine. I penati credono di essere loro l'anima della città, anche se ci sono arrivati l'anno scorso, e di portarsi Leandra con sé quando emigrano. I Lari considerano i penati ospiti provvisori, importuni, invadenti. La vera Leandra è la loro, che dà forma a tutto quello che contiene. La Leandra che era lì prima che tutti questi intrusi arrivassero e resterà quando tutti se ne saranno andati. In comune hanno questo, che su quanto succede in famiglia e in città trovano sempre da ridire. I penati tirano in ballo i vecchi, i bisnonni, le prozie, la famiglia di una volta, i Lari l'ambiente com'era prima che lo rovinassero. Ma non è detto che vivano solo di ricordi. Almanaccano progetti sulla carriera che faranno i bambini da grandi, i penati, su cosa potrebbe diventare quella casa o quella zona, i Lari, se fosse in buone mani. A tendere l'orecchio, specie di notte, nelle case di Leandra, li senti parlottare fitto fitto, darsi sulla voce, rimandarsi motteggi, sbuffi, risatine ironiche. Sulla terra e sugli uomini, stipato di ricchezze e di ingorghi, stracarico di ornamenti e di incombenze, complicato di meccanismi e di gerarchie, gonfio, teso, greve. È il suo stesso peso che sta schiacciando l'impero, pensa Kublai, e nei suoi sogni ora appaiono città leggere come aquiloni, città traforate come pizze, città trasparenti come zanzariere, città nervatura di foglia, città linea della mano, città filigrana da vedere attraverso il loro opaco e fittizio spessore. Ti racconterò cosa ho sognato stanotte, dice Amarco. In mezzo a una terra piatta e gialla, cosparsa di meteoriti e massi erratici, vedevo di lontano elevarsi le guglie di una città dai pinnacoli sottili, fatta in modo che la luna nel suo viaggio possa posarsi ora sull'uno, ora sull'altro, o dondolare appesa ai cavi delle gru. E poi, la città che hai sognato è la Lash. Questi inviti alla sosta nel cielo notturno, i suoi abitanti disposero perché la luna conceda a ogni cosa nella città di crescere e ricrescere senza fine. C'è qualcosa che tu non sai, aggiunse il Khan. Riconoscente, la luna ha dato alla città di Lalaj un privilegio più raro: crescere in leggerezza. Sette giorni attraverso boscaglie, chi va a Bauchi non riesce a vederla ed è arrivato. I sottili trampoli che s'alzano dal suolo a gran distanza l'uno dall'altro e si perdono sopra le nubi sostengono la città. Ci si sale con scalette, a terra gli abitanti si mostrano di rado, hanno già tutto l'occorrente lassù, preferiscono non scendere. Nulla della città tocca il suolo, tranne quelle lunghe gambe da fenicottero a cui si appoggia e nelle giornate luminose un'ombra traforata e angolosa che si disegna sul fogliame.
Tre ipotesi si danno sugli abitanti di Bauchi: che odino la terra, che la rispettino al punto da evitare ogni contatto, che la amino come era prima di loro e con cannocchiali e telescopi puntati in giù non si stanchino di passarla in rassegna, foglia a foglia, sasso a sasso, formica per formica, contemplando affascinati la propria assenza. Aurinda, che ci va con una lente, cerca con attenzione, può trovare da qualche parte un punto non più grande di una capocchia di spillo, che a guardarlo un po' ingrandito ci si vede dentro i tetti, gattini, lucernari, i giardini, le vasche, gli striscioni attraverso le vie, i chioschi nelle piazze, il campo per le corse dei cavalli. Quel punto non resta lì. Dopo un anno lo si trova grande come un mezzo limone, poi come un fungo porcino, poi come un piatto da minestra. Ed ecco che diventa una città grandezza naturale, racchiusa dentro la città di prima, una nuova città che si farà in mezzo alla città di prima e la spinge verso il fuori. Olinda non è certo la sola città a crescere in cerchi concentrici come i tronchi degli alberi che ogni anno aumentano in un giro, ma alle altre città resta nel mezzo la vecchia cerchia delle mura stretta stretta da cui spuntano i sentiti, i campanili, le torri, i tetti, le cupole, mentre i quartieri nuovi si spangiano intorno come da una cintura che si slaccia. A Olinda no, le vecchie mura si dilatano portandosi con sé i quartieri antichi ingranditi, mantenendo le proporzioni su un più largo orizzonte ai confini della città. Essi circondano i quartieri un po' meno vecchi, pure cresciuti di perimetro e assottigliati per far posto a quelli più recenti che premono da dentro e così via fino al cuore della città. Un'Olinda tutta nuova che nelle sue dimensioni ridotte conserva i tratti e il flusso di linfa della prima Olinda e di tutte le Olinde che sono spuntate una dall'altra, e dentro a questo cerchio più interno già spuntano, ma è difficile distinguere l'Olinda Ventura e quelle che cresceranno in seguito. Case bianchi o neri o grigi o bianchi e neri, a seconda se segnano relazioni di parentela, scambio, autorità, rappresentanza. Quando i fili sono tanti che non ci si può più passare in mezzo, gli abitanti vanno via. Le case vengono smontate, restano solo i fili e i sostegni dei fili. Dalla costa di un monte, accampati con le masserizie, i profughi di Ersilia guardano l'intrigo di fili tesi e pali che si innalza nella pianura. È quello ancora la città di Ersilia e loro sono niente. Riedificano Ersilia altrove, tessono con i fili una figura simile che vorrebbero più complicata, insieme più regolare dell'altra, poi la abbandonano e trasportano ancora più lontano sé e le case. Così viaggiando nel territorio di Ersilia, incontri le rovine delle città abbandonate, senza le mura che non durano, senza le ossa dei morti che il vento fa rotolare, ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma. Hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde. Grazie a tutti.
Marco Polo sapeva secondare l'umore nero del sovrano. Sì, l'impero è malato e quel che è peggio cerca di assuefarsi alle sue piaghe. Il fine delle mie esplorazioni è questo, scrutando le tracce di felicità che ancora si intravedono. Ne misuro la penuria. Se vuoi sapere quanto buio hai intorno, devi aguzzare lo sguardo sulle fioche luci lontane. Alle volte il Cannes era invece visitato da soprassalti d'euforia. Si sollevava sui cuscini, misurava a lunghi passi i tappeti stesi sotto i suoi piedi sulle aiole, si affacciava alle balaustre delle terrazze per dominare con occhio allucinato la distesa dei giardini della reggia rischiarati dalle lanterne appese ai cedri. Eppure io so, diceva, che il mio impero è fatto della materia dei cristalli e aggrega le sue molecole secondo un disegno perfetto. In mezzo ma al rimolire degli elementi prende forma un diamante splendido e durissimo, un'immensa montagna sfaccettata e trasparente, perché le tue impressioni di viaggio si fermano alle delusive apparenze e non colgono questo processo inarrestabile, perché indugi in malinconie inessenziali, perché nascondi all'imperatore la grandezza del suo destino. E mai mentre al tuo cenno, sire, la città una e ultima innalza le sue mura senza macchia, io raccolgo le ceneri delle altre città possibili che scompaiono per farle posto e non potranno più essere ricostruite né ricordate, solo se conoscerai il residuo di infelicità che nessuna pietra preziosa arriverà a risarcire. Potrai computare l'esatto numero di carati cui il diamante finale deve tendere e non sballerai i calcoli del tuo progetto dall'inizio. Della città, dietro gli steccati di tavole, i ripari di tela di sacco, le impalcature, le armature metalliche, i ponti di legno sospesi a funi o sostenuti da cavalletti, le scale a pioli, i tralicci, alla domanda perché la costruzione di Tecla continua così a lungo. Gli abitanti, senza smettere di issare secchi, di calare fili a piombo, di muovere in su e in giù lunghi pennelli, rispondono: perché non cominci la distruzione? E richiesti, se temono che appena tolte le impalcature la città comincia a sgretolarsi e andare in pezzi, soggiungono in fretta, sottovoce: non soltanto la città. Se, insoddisfatto delle risposte, qualcuno applica l'occhio alla fessura di una staccionata, vede gru che tirano su altre gru, incastellature che rivestono altre incastellature, travi che puntellano altre travi. Che senso ha il vostro costruire? Domanda. Qual è il fine di una città in costruzione se non una città? Dov'è il piano che seguite? Dov'è il progetto? Te lo mostreremo appena terminata la giornata, ora non possiamo interrompere, rispondono. Il lavoro cessa al tramonto. Scende la notte sul cantiere. È una notte stellata. Ecco il progetto. E non dissimili tra loro, sparse per un vasto e ondulato altopiano.
Eutropia è non una, ma tutte queste città insieme. Una sola è abitata, le altre vuote, e questo si fa a turno. Vi dirò ora come. Il giorno in cui gli abitanti di Eutropia si sentono assalire dalla stanchezza e nessuno sopporta più il suo mestiere, i suoi parenti, la sua casa e la sua via, i debiti, la gente da salutare o che saluta, allora tutta la cittadinanza decide di spostarsi nella città vicina che è lì ad aspettarli, vuota e come nuova, dove ognuno prenderà un altro mestiere, un'altra moglie, vedrà un altro paesaggio aprendo la finestra, passerà le sere in altri passatempi, amicizie, maldicenze. Così la loro vita si rinnova di trasloco in trasloco, tra città che per l'esposizione o la pendenza o i corsi d'acqua o i venti si presentano ognuna con qualche differenza dalle altre. Essendo la loro società ordinata senza grandi differenze di ricchezza o di autorità, i passaggi da una funzione all'altra avvengono quasi senza scosse. La varietà è assicurata dalle molteplici incombenze, tali che nello spazio di una vita raramente uno ritorna a un mestiere che già era stato il suo. Così la città ripete la sua vita uguale, spostandosi in su e in giù sulla sua scacchiera vuota. Gli abitanti tornano a recitare le stesse scene con attori cambiati, ridicono le stesse battute con accenti variamente combinati, spalancano bocche alternate in uguali sbadigli. Sola, tra tutte le città dell'impero, Eutropia permane identica a se stessa. Mercurio, dio dei volubili, al quale la città è sacra, fece questo ambiguo miracolo. Contiene le istruzioni di come scrivere il libro stesso. È come se Calvino ci mostrasse trama e ordito, ci accompagnasse a perderci nelle immagini e nelle visioni, ma contemporaneamente ci spiegasse da dove vengono, di che cosa sono fatte, e non soltanto della materia di cui sono fatti i sogni. Per questo, in questo parlarsi e non capirsi a volte, questo cercare continuamente parole per raccontarsi, c'è il fascino insieme alla sterminata solitudine dei due protagonisti. Il Gran Khan, o forse Calvino, possiede un atlante in cui sono raccolte le mappe di tutte le città, quelle che levano le loro mura su salde fondamenta, quelle che caddero in rovine e furono inghiottite dalla sabbia, quelle che esisteranno un giorno dal cui posto ancora non si aprono che le tane delle lepri. Marco Polo sfoglia le carte, riconosce Gerico, Ur, Cartagine, indica gli approdi alla foce dello Scamandro dove le navi achee per 10 anni attesero il rimbarco degli assedianti fino a che il cavallo inchiavardato da Ulisse non fu trainato a forza d'argani per le porte scema. Parlando di Troia, gli veniva ad attribuirle la forma di Costantinopoli e prevedere l'assedio con cui per lunghi mesi la stringerebbe Maometto. Che astuto, come Ulisse avrebbe fatto trainare le navi nottetempo su per i torrenti dal Bosforo al Corno d'Oro, aggirando Pera e Galata, e dalla mescolanza di quelle due città ne risultava una terza che potrebbe chiamarsi San Francisco e protendere ponti lunghissimi sul Cancello d'Oro e sulla Baia e arrampicare tramvai a cremagliera per vie tutte insanite e fiorire come capitale del Pacifico di un millennio dopo il lungo assedio di 300 anni che porterebbe le razze dei gialli e dei neri e dei rossi a fondersi insieme alla superstite progenie dei bianchi di un impero più vasto di quello dei Gran Khan.
l'Atlante ha queste qualità. Rivela la forma delle città che ancora non hanno una forma né un nome. C'è la città a forma di Amsterdam, se vi cerchi ogni volta a settentrione con i canali concentrici dei principi, dell'imperatore, dei signori. C'è la città a forma di York, incassata tra le alte brughiere, murata, irta di torri. C'è la città a forma di nuova Amsterdam, detta anche nuova York, stipata di torri di vetro e acciaio, su un'isola lunga tra due fiumi, con le vie come profondi canali, tutti dritti, tranne proprio. Il catalogo delle forme è sterminato. Finché ogni forma non avrà trovato la sua città, nuove città continueranno a nascere. Non c'è città più di Eusapia, propensa a godere la vita e a sfuggire agli affanni. E perché il salto dalla vita alla morte sia meno brusco, gli abitanti hanno costruito una copia identica della loro città, sottoterra. I cadaveri, seccati in modo che ne resti lo scheletro rivestito di pelle gialla, vengono portati là sotto a continuare le occupazioni di prima. Di queste sono i momenti spensierati ad avere la preferenza. I più di loro vengono seduti attorno a tavole imbandite o atteggiati in posizioni di danza o nel gesto di suonare trombette. Ma pure tutti i commerci e i mestieri delle Eusapie dei vivi sono all'opera sottoterra, o almeno quelli cui i vivi hanno adempiuto con più soddisfazione che fastidio. L'orologiaio, in mezzo a tutti gli orologi fermi della sua bottega, accosta un'orecchia incartapecorita a una pendola scordata. Un barbiere insapona con il pennello secco l'osso degli zigomi di un attore, mentre questi ripassa la parte scrutando il copione con le occhiaie vuote. Una ragazza dal teschio ridente munge una carcassa di giovenca. Certo, molti sono i vivi che domandano per dopo morti un destino diverso da quello che già toccò loro. La necropoli affollata di cacciatori di leoni, mezze soprano, banchieri, violinisti, duchesse, mantenute, generali, più di quanti mai ne contò città vivente. L'incombenza di accompagnare giù i morti e sistemarli al posto voluto è affidata a una confraternita di incappucciati. Nessun altro ha accesso alle Eusapie dei morti e tutto quello che si sa di laggiù si sa da loro. Dicono che la stessa confraternita esiste tra i morti e che non manca di dar loro una mano. Gli incappucciati dopo morti continueranno nello stesso ufficio anche nell'altra Eusapia. Lasciano credere che alcuni di loro siano già morti e continuino ad andare su e giù. Certo, l'autorità di questa congregazione sulle Eusapie dei vivi è molto estesa. Dicono che ogni volta che scendono trovano qualcosa di cambiato nelle Eusapie di sotto. I morti apportano innovazioni alla loro città, non molte, ma certo frutto di riflessione ponderata, non i capricci passeggeri. Da un anno all'altro, dicono, l'Eusapia dei morti non si riconosce e i vivi, per non essere da meno, tutto quello che gli incappucciati raccontano delle novità dei morti vogliono farlo anche loro. Così l'Eusapia dei vivi ha preso a copiare la sua copia sotterranea. Dicono che questo non è solo adesso che accade. In realtà sarebbero stati i morti a costruire le Eusapie di sopra a somiglianza della loro città. Dicono che nelle due città gemelle
non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali i morti. Già il Gran Khan stava sfogliando nel suo atlante le carte della città che minacciano negli incubi e nelle maledizioni. Enoch, Babilonia, Yahum, Butua, Brave New World. Dice, tutto è inutile se l'ultimo approdo non può essere che la città infernale. Ed è là in fondo che in una spirale sempre più stretta ci risucchia la corrente. E poi l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Uno, il primo, riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso e richiede attenzione e apprendimento continuo, cercare e saper riconoscere chi e che cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Sí.